Poi per quanto riguarda il gol, sicuramente mi manca, non è una cosa che nego, perché comunque sia l'attaccante vive di questo, però sono anche abbastanza tranquillo sotto questo punto di vista. L'anno scorso dopo 10 presenze ne avevo fatto 2, quest'anno sono a 6 presenze ne ho fatto 0, quindi sicuramente ci sono ampie margini di miglioramento. Sul fatto del gesto con Gianluca, ovviamente noi ci siamo messi a ridere perché sono cose che in campo capitano tantissime volte. Ovviamente adesso avete beccato il momento dove la cosa era stata plateale, ma io e Gianluca abbiamo un bellissimo rapporto, andiamo d'accordissimo, non c'è nessun tipo di problema, perché lui mi ha detto anche di un articolo che è uscito ieri su un brutto rapporto tra me e lui, e vi posso assicurare che non c'è, anzi, andiamo veramente d'accordo. Quando uno come me non sta benissimo fisicamente si vede, si nota e sicuramente ti manca quella gamba in più che ti può permettere di fare con maggiore rapidità il movimento giusto e poi sicuramente quando non hai la gamba giusta anche la testa un po' ne risente, quindi sono tutte, non dico che siano attenuanti, ma sicuramente sono aspetti che inizio anno mi mancavano. Ora sicuramente sto un po' meglio e spero di trovare il gol subito. Ringrazio il mister per queste parole. Io ho sempre pensato alla squadra, che una mia giocata o un mio gol facesse bene alla squadra, facesse vincere le partite alla squadra. Non ho mai pensato a me stesso come singolo, quindi questa è una cosa che ho sempre fatto negli anni, ho sempre pensato più alla squadra che a me stesso, che al singolo. Quindi per me il gol può anche non arrivare, nel senso tra virgolette, mi farebbe piacere se di dare una gioia comunque sia ai tifosi e alla squadra, però se vinciamo lo stesso con la mia giocata, con un movimento, per me va bene uguale. La scelta l'ho fatta io alla fine, quindi io sono felicissimo di andare a Pescara, perché sicuramente è una società importante. Mi dispiace non dare delle gioie sotto il punto di vista del gol ai tifosi e sicuramente anche al mister e al presidente che hanno molta fiducia in me, però lavorerò per questo e spero che arrivino presto i gol.